in piazza per protestare, insomma, per esprimere questa amarezza dopo quanto accaduto. Tante persone come noi che hanno oltre 54-55 anni si rendono conto che probabilmente nel prossimo futuro non saranno tanto presenti come lo sono stati negli ultimi 39 anni. Molti di noi sono padri di famiglia, sono stati sempre presenti, hanno seguito una regola che era gestita da un gruppo, probabilmente questa cosa io non potrò più farla, probabilmente gli altri se vorranno sì. Lei ha detto è finita una generazione. Eh sì, è finita una generazione di tifosi che hanno un'età che va dai, secondo me, dai 48 ai 55 anni, che non avranno la stessa presenza che c'è stata negli ultimi 4-5 anni. Riccardo, ciao. È davvero finita per il Campobasso? Sì, non sono molto fiducioso. Finita non finisce mai, perché io sono, da questo punto di vista, sono più positivo rispetto a questo. Non finisce perché abbiamo le spalle larghe, ne abbiamo visti di fallimenti, finché c'è gente come noi il Campobasso continuerà ad esistere, qualsiasi sia la categoria. Penso che quest'anno si era riavvicinata tanta gente e quindi queste persone che hanno mal governato questa società debbano rispondere soprattutto a loro, perché si era riportato un po' di gente allo stadio, qualche giovane, perché sai, come dice lui, è vero, perché noi dai quarantenni fino a noi un po' più grandi ci siamo sempre stati, e sono i ragazzini che sono mancati in questi anni. Qualcuno si stava avvicinando, stava cercando di acquisire un minimo di passione, che è quella che abbiamo cercato di trasmettere sempre noi, anche in categorie più basse, e loro gli hanno ucciso un sogno. Io non ho grosse aspettative per il prossimo vedi campionato. Vedi lontano anche la possibilità della Serie D? Io personalmente sì, perché questi personaggi devono andare via. Nel momento in cui mandiamo la matricola e ci sta la possibilità di stare in Serie D, verrà qualcuno che probabilmente si dovrà collare anche dei debiti che loro signori ci hanno lasciato con un fiocchetto sopra. Italo, questo Campobasso? Questo Campobasso purtroppo, per colpe non dei tifosi, non dei giocatori, non della città, è fuori da un campionato professionistico, insomma, questo è il dato di fatto. E cosa auspichi? Cioè, il sentimento che ti guida in questo momento? Il sentimento è di rabbia, di indignazione, di rimanere basiti di fronte a quello che è stato un esito che nessuno si aspettava. Non se l'aspettavano certamente i tifosi. Certamente credo che chi poteva essere più vicino a quello che era la società qualcosa l'aveva intuito, insomma, troppi silenzi, troppe mezze parole, troppi annunci e appelli senza nessuna base, insomma, credo che questo dava tutta la sensazione che le cose non andassero per il verso giusto. Purtroppo poi ti risvegli che dopo aver fatto un ottimo campionato di Serie C oggi sei fuori, insomma, quindi devi ripartire per l'ennesima volta da zero, insomma, è difficile, insomma, però mette anche a nudo quello che è il calcio moderno, insomma. Ormai il calcio moderno non è in mano a presidenti tifosi, non è in mano ai tifosi, contano sempre di meno, sono semplicemente dei numeri, delle cifre variabili da usare a loro piacimento per la vendita dei biglietti, del merchandising e degli abbonamenti, però poi in mano in effetti il pallino del gioco ce l'hanno degli speculatori che usano il calcio per i loro interessi.